7 uccelli esotici dell'Amazzonia che non crederai esistano. Numero 7. Ara giacinto. L'ara giacinto è un uccello appartenente alla famiglia dei pappagalli. È considerato uno dei più belli dell'Amazzonia per il suo intenso colore blu, che copre tutto il corpo. I suoi occhi e il mento hanno una tonalità gialla intensa che contrasta con il piumaggio. Si trova principalmente in Brasile, Bolivia e Paraguay. L'ara vive sulle rive dei fiumi tropicali, oltre alle giungle e alle foreste dove abbondano gli alberi. Si nutre di un gran numero di frutti, come mango, noci, bacche, tra gli altri. Attualmente è in pericolo di estinzione a causa del commercio illegale del suo piumaggio. È un peccato che stiamo uccidendo così tante specie così belle. Numero 6. Operandolo dall'Amazzonia. L'oriolo amazzonico è un uccello molto curioso, soprattutto per il modo in cui nidifica. I loro nidi può misurare fino a 180 cm di lunghezza, e che pende su rami di alberi. È uno degli uccelli amazzonici che attira maggiormente l'attenzione degli amanti di questi animali e della scienza. È uno degli uccelli amazzonici più singolari. È verde nel petto e in una parte della schiena, altri sono scuri, mentre le ali hanno un tono marrone che si mescola con la coda, che ha toni gialli. Abita foreste umide e boschi chiari nelle aree di Brasile, Colombia, Perù e Venezuela. Ci sono diverse belle sottospecie. Numero 5. Chiribiquete verde smeraldo. Il chiribiquete verde smeraldo è un uccello della famiglia dei colibrì. Misura circa 8 cm e il suo peso è di circa 4 grammi. Il maschio è leggermente più grande e più pesante della femmina. Si trova nelle aree adiacenti al Rio delle Amazzoni, in particolare nella Colombia sudorientale, dove vive in boschetti e altra vegetazione della savana. Ha un becco corto e il suo piumaggio è verde brillante, anche se può anche essere viola o blu. Si nutre di fiori e piccoli insetti, come vespe. Il suo volo è dritto e molto veloce, caratteristico della famiglia dei colibrì. È uno degli uccelli più belli della foresta pluviale amazzonica. Numero 4. L'uccello di Castelnau. L'uccello di Castelnau è un piccolo uccello nero che può essere visto vicino al Rio delle Amazzoni. Si trova principalmente in Ecuador e in Perù, nelle aree in cui la foresta è rigogliosa di sottobosco. Il maschio si differenzia dalla femmina per il colore del piumaggio, ha un piumaggio nero con linee bianche che si trovano sulle ali, mentre le femmine sono completamente nere. È stata descritta come quasi minacciata dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, a causa del sospetto che la sua popolazione, non ancora quantificata, decadrà tra il 25 e il 30% a causa della deforestazione e del degrado del loro habitat. Numero 3. Ara macaw. L'ara scarlatta, ara macaw, è considerato uno degli uccelli più belli del pianeta e uno dei più comunemente visti in Amazzonia. È caratterizzato da un piumaggio rosso scarlatto, che integra i toni blu, giallo e verde nella parte inferiore delle ali. Vive nel bacino del Rio delle Amazzoni in grandi gruppi della stessa specie. È stato dimostrato di rimanere con lo stesso partner per il resto della sua vita, essere uno degli animali più fedeli al mondo. È una specie molto sociale, che può formare stormi di diverse decine di membri, che si riuniscono per trovare cibo, proteggersi e dormire insieme. È uno degli uccelli più popolari al mondo. È sicuramente uno degli uccelli più belli del mondo. Numero 2. Avvoltoio reale. L'avvoltoio reale è un grande uccello dell'America centrale e meridionale. È un membro della famiglia che comprende gli avvoltoi del Nuovo Mondo. È forse uno degli uccelli più esotici e suggestivi del mondo, a causa della varietà di colori che possiede. È una specie di avvoltoio, quindi è un uccello spazzino. Il suo corpo è bianco e nero, mentre la sua testa ha macchie rosse, gialle, nere e persino viola.
si nutre di tutti i tipi di corpi trovati nella giungla, che individua attraverso la sua straordinaria visione e il suo odore. Abita savane, prati e foreste tropicali in quasi tutto il Sud America. Numero 1. Galletto di roccia. Il gallo delle rocce è uno degli uccelli più suggestivi e belli della giungla amazzonica, a causa della fluorescenza del suo piumaggio. Il piumaggio del maschio ha un tono arancione brillante e, al contrario, le femmine hanno toni più opachi e tenui. È uno degli uccelli più strani dell'Amazzonia, per la sua morfologia unica. I galletti di roccia andini sono uccelli dalle abitudini diurne e per lo più solitarie, che tendono a passare la giornata sui rami bassi alla ricerca di cibo, salvo poi ritirarsi nel folto della vegetazione della canopia durante la notte. Sta diventando più difficile vedere questo bellissimo uccello,